Abbiamo a lungo parlato degli Egizi, ma sembra improbabile che siano stati loro ad elaborare la complessa teologia su Orione. Infatti, lo studioso De Santillana afferma che l'idea egiziana che Orione era Osiride non è accettabile, dato che senz'altro Orione è precedente a Osiride. Quindi, le nozioni sulla costellazione sembrano essere state dottrina comune nell'età precedente alla storia e in tutta la fascia delle civiltà superiori intorno al nostro globo. Sembra anche che siano nate dalla grande rivoluzione intellettuale e tecnologica del tardo neolitico, per cui l'intensità e la ricchezza, nonché la coincidenza di particolare in questo stratificarsi di riflessione, hanno portato alla conclusione che tutto ebbe origine nel vicino Oriente. Noi avevamo postulato l'ipotesi che fossero state sparse sulla superficie del globo da coloro che, inizialmente residenti in Armenia, dopo il diluvio, si sono poi sparsi in ogni direzione, fondando le grandi civiltà che tutti oggi noi conosciamo. Con tutta probabilità, gli avi dei Sumeri sono all'origine delle nozioni di Orione quale porta stellare. Ci sono prove archeologiche consistenti a favore di questa tesi.